Lo scorso 20 settembre, presso il Salone d'Onore della Fondazione CRT, si è tenuta l'inaugurazione del progetto Diderot per questo anno scolastico. Il progetto contempla un ricco paniere d'attività per tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie del Piemonte e della Valle d'Aosta. Diderot, infatti, intende avvicinare i ragazzi a un'offerta eterogenea di discipline, dalla matematica alla musica, dalla conoscenza del territorio alla tutela dell'ambiente, dall'educazione al diritto e all'economia, che costituisce un approccio complementare alle materie scolastiche maggiormente accattivante e divertente. L'idea è quella di fornire sia dei modi un po' diversi, un po' meno, se vogliamo, tipici di acquisizione di cultura e di informazione da parte degli studenti, quindi con iniziative che li vedono più protagonisti diretti, e nel contempo di trattare temi e argomenti che sono di grande rilievo per la società, ma che magari nei programmi scolastici non trovano, per le loro caratteristiche di innovazione e cambiamento, un completo trattamento. In questo quadro abbiamo introdotto delle innovazioni nel passato che hanno riguardato soprattutto la matematica e l'insegnamento della matematica. Ciò nell'idea, nella convinzione che i nostri giovani debbano acquisire una buona formazione proprio nella matematica per poter essere capaci di competere con i loro colleghi europei, ovviamente dei paesi più avanzati, più competitivi, ad armi pari quando vanno poi a sostenere esami di ammissione nelle università internazionali e anche le migliori università del nostro paese.